Cerimonia di insediamento nell'Aula Magna Saetta Livatino del Palazzo di Giustizia del nuovo procuratore capo della Repubblica, Amedeo Bertone, negli ultimi 4 anni alla direzione distrettuale antimafia di Catania, che prende così ufficialmente il posto di Sergio Olari, oggi procuratore generale, dopo essere stato nominato a larga maggioranza dal plenum del CSM lo scorso 16 giugno. 17 i voti ottenuti contro i 6 andati al concorrente Marcello Viola, procuratore a Trapani. A dare il benvenuto durante la cerimonia al procuratore capo e a leggere la formula di rito di insediamento il presidente del tribunale Daniele Marraffa, che ha apposto la firma nei documenti ufficiali assieme al diretto interessato e al Dia Sava, procuratore capo facente funzione negli ultimi 11 mesi. Presenti per l'occasione i vertici del Palazzo di Giustizia e numerose autorità civili e militari che con un caloroso applauso hanno voluto dare il benvenuto al procuratore capo in magistratura dal 1979. Un ritorno per Bertone a Caltanissetta, dove ha svolto le funzioni di procuratore aggiunto, occupandosi di indagini importanti, a cominciare da quelle sulle stragi di mafia del 92. Sono ovviamente contento di ritornare a Caltanissetta, dove ho lavorato per 6 anni e dove ho trovato un ambiente splendido che spero di ritrovare nelle stesse condizioni oggi, dopo 4 anni di assenza dalla città. Certamente la procura di Caltanissetta, per la sua competenza, ex articolo 11 del codice di procedura penale, ha un notevole rilievo, ma non soltanto per questo, ma per altre indagini che si stanno svolgendo. Ovviamente l'attenzione mediatica è giustamente riposta sulle indagini delle stragi, sui dibattimenti che stanno per concludersi, che ovviamente seguiremo anche negli ulteriori eventuali approfondimenti con la massima attenzione possibile. La lotta alla mafia è una priorità, ma non esclude l'attenzione dovuta ad altre forme di illegalità che sono diffuse nel territorio, e cercheremo con le nostre forze, che non sono molte, Si parla di di reprimere. chiudere la Corte d'Appello, il suo impegno su questo? Questo è un discorso che si va sentendo e ripetendo da molto tempo. Io mi auguro che chi assuma queste decisioni abbia pienamente la consapevolezza del valore strategico che la Procura di Caltanissetta ha svolto e dovrà continuare a svolgere. Grazie.